buonasera a tutti. Volevo darvi alcune notizie, alcuni aggiornamenti su quattro temi in modo particolare. Allora, partirei subito dal primo tema, e cioè dalle indennità di 600 euro. Sono state praticamente concluse da Sport e Salute tutte le pratiche bonifici per tutte le indennità di marzo, aprile e maggio. Quindi credo che difficilmente, diciamo, possano esserci ancora considerati problemi. Ci sono, credo, 2.000 pratiche sulle 160.000 totali, perché 130.000 le prime che avevate fatto richiesta e poi quelle successive quando abbiamo aperto la seconda finestra. Quindi, diciamo, nel totale delle oltre 160.000 richieste sono rimaste veramente forse nell'ordine di centinaia, neanche di migliaia, per le quali stiamo ancora aspettando da parte vostra alcune documentazioni. Però direi che ormai tutta quella parte lì abbiamo concluso. È stato un investimento importante di diverse centinaia di milioni di euro e quindi, insomma, adesso dobbiamo pensare però anche al mese di giugno. E quindi vi volevo dire che sicuramente per tutti quei lavoratori sportivi che nel mese di giugno sono stati costretti a fermare la propria attività, a non riprendere la propria attività a causa appunto delle disposizioni che hanno impedito agli impianti sportivi, ad alcuni impianti sportivi, di riaprire, apriremo sicuramente la possibilità a giorni di accedere anche a un'indennità per il mese di giugno. Ovviamente, ripeto, soltanto per i lavoratori sportivi che sono stati bloccati, che non è stato, per i quali non è stato possibile riprendere l'attività. L'altra cosa su questo tema, sempre dei lavoratori sportivi, però, che volevo dirvi riguarda in generale tutte le tutele, perché noi ci siamo resi conto proprio a causa di questa emergenza che i lavoratori sportivi in generale davvero erano una delle categorie professionali col minor numero possibile, anzi forse zero tutele da ogni punto di vista. Quindi vi avevo promesso la riforma generale dello sport, che avrebbe anche previsto una parte molto specifica sui lavoratori sportivi, e così è. Stiamo lavorando, ieri ho visto il primo testo, diciamo, abbiamo condiviso con i miei uffici il primo testo vero, approfondito, che fa riferimento, diciamo, appunto a tutte le necessità, e questo testo lo porteremo in Consiglio dei Ministri entro la fine di questo mese. Quindi io sono convinto che entro la fine di questo mese finalmente avremo un testo di riforma generale del mondo dello sport, che avrà però affrontato il tema mai affrontato prima in maniera così organica dei lavoratori sportivi. Quindi è una promessa che vi ho fatto a più riprese, e ci siamo ormai, siamo oggi al 1 luglio, quindi, insomma, entro la fine di questo mese avremo questo testo all'interno di una riforma più ampia, generale, che porteremo in Consiglio dei Ministri. Secondo tema, sport di contatto, tra cui sicuramente il calcetto, ma non solo il calcetto, perché sport da contatto, le discipline sono tantissime e sono tutte estremamente importanti, e i gestori dei centri sono gestori che gestiscono centri, campi di calcetto, ma che gestiscono anche numerose altre attività sportive di contatto. Allora, fino adesso, come sapete, in Abruzzo, in Sicilia, in Puglia, in Liguria e in Veneto, cioè 5 regioni, hanno già riaperto. La Lombardia riapre il 10 luglio e quindi siamo a 6. Ovviamente io mi auguro che tutti gli altri presidenti di regione seguano la stessa strada, cioè con la propria ordinanza diano la possibilità a tutti quanti di riprendere in sicurezza. Ovviamente però la sicurezza ormai è determinata soprattutto dal fatto che proprio le regioni hanno approvato delle linee guida che devono essere rispettate. Sono linee guida però che in Abruzzo, in Sicilia, in Puglia, in Liguria, in Veneto, in questo momento dove si sta avviando, dove si è avviato lo sport di contatto, vengono rispettate, quindi alla pari lo possono fare tutte le altre regioni. Quindi io mi auguro che questo possa avvenire il più breve tempo possibile. A questo punto dipende però dalle regioni, che possono iniziare, diciamo, a dare questo ok, anche assumendosi una responsabilità
importante, ma una responsabilità che mi sono assunto anche io nel momento in cui ho dato l'ok, ho dato l'intesa proprio per questo documento che hanno proposto le regioni. Come sapete, l'intesa non era arrivata dal Ministero della Salute e proprio per questo alcune regioni poi hanno deciso di muoversi comunque in autonomia. Però io la mia parte l'ho fatta e mi dispiace leggere di tentativi di deresponsabilizzazione o di scaricare su altri. A dire la verità, mi pare che in questi mesi io non abbia mai scaricato su nessuno, mi sia assunto sempre le mie responsabilità nel bene e nel male. Adesso sui sport di contatto è stata la norma a prevedere che fosse una intesa a tre, cioè tra regioni, Ministero dello Sport e Ministero della Salute. Io ho dato l'ok anche in assenza dell'ok del Ministro Speranza, quindi voglio dire, e ho lavorato con i miei uffici affinché ci potesse essere il più breve tempo possibile, e così è stato, questo protocollo da parte delle regioni, che è un protocollo comunque importante da rispettare. Quindi tutto quello che potevo fare come Ministro dello Sport l'ho fatto. Siamo per fortuna in democrazia e la legge prevede, diciamo, che non essendo io monarca non è che possa decidere io tutto in autonomia, scavalcando regioni, scavalcando le competenze specifiche del Ministro della Salute o scavalcando il governo nella sua interezza. Quindi io la mia parte l'ho fatto, le mie autorizzazioni le ho date, il mio pezzo di responsabilità me le sono assunte totalmente. A questo punto, diciamo, anche gli altri devono fare altrettanto, ma non ho scaricato assolutamente su nessuno. Quindi lo dico anche a qualcuno che ancora scrive questa cosa, tipo Fabio Stanzione o qualcun altro, in maniera, devo dire, assolutamente appunto inesatta, sbagliata, per non dire altro. Poi, se vogliamo dire che uno da solo può decidere per tutti e tutto, non è così. Siamo, ripeto, un paese per fortuna in cui c'è un ordinamento democratico in cui ognuno deve assumersi le sue responsabilità. Io non posso decidere sulla parte sanitaria, non perché non voglio decidere, ma perché non è mia competenza, e sulla parte sanitaria decide il Ministro della Salute. Io non posso decidere delle cose che competono alle regioni, perché ci sono delle cose che per legge devono deciderlo necessariamente le regioni. Quindi questa è la verità, però ci sono delle cose che invece sulle quali io dovevo esprimere un parere e l'ho espresso, e il mio parere è stato assolutamente favorevole alla ripresa degli sport di contatto. Terzo argomento estremamente importante: soldi a fondo, i finanziamenti a fondo perduto che abbiamo messo a disposizione. Ve lo avevo detto, questo tra l'altro è una delle richieste più pressanti che arrivano, perché anche le strutture che hanno riaperto, le strutture sportive di qualunque genere, di qualunque tipo, lamentano il fatto chiaramente che si ritrovano con delle situazioni, soldi, spese da pagare, le bollette che sono arrivate, insomma tutta una serie di spese che, con le quali si ha difficoltà a far fronte, soprattutto in un momento del genere in cui gli introiti sono comunque minori, perché c'è sicuramente meno gente in giro per i centri sportivi. Allora, vi volevo aggiornare su questo. Noi avevamo aperto una prima finestra sul sito dello sport, del Dipartimento per lo Sport, per il contributo a fondo perduto per tutte quelle ASD e SSD che gestivano un impianto. Allora, sono arrivate ad oggi 7.371 domande, quindi ci sono 7.371 ASD e SSD che hanno fatto richieste. Le loro richieste, le vostre richieste, di queste 7.371 ASD e SSD, sono per 29 milioni di euro a fondo perduto, per coprire appunto tutte le richieste che ci avete fatto. Siamo in fase di valutazione, semplicemente per vedere se appunto tutte le informazioni che sono arrivate sono corrette, sono esatte. Stiamo incrociando i dati con le agenzie delle entrate, con le federazioni, con tutto questo. Però, ecco, fatta questa fase, che io spero si chiuda nel giro di una settimana, noi saremo immediatamente in grado di pagare. Quindi alla fine della prossima settimana dovrebbero partire i primi bonifici, e vi dico, ad oggi ci sono le risorse per coprire tutte le 7.371 richieste che sono arrivate. Quindi tutti voi che avete partecipato, avete fatto richiesta al fondo perduto la settimana scorsa, sappiate che se i requisiti sono ok e se ci avete mandato, come me lo auguro e come suppongo, una documentazione, diciamo, veritiera, che noi adesso stiamo semplicemente verificando, avrete esattamente quello che avete richiesto. Cioè, quello che avete richiesto nella scheda che avete presentato vi verrà bonificato nel più breve tempo possibile. Poi avevamo aperto una seconda finestra
ed era la finestra invece per tutte quelle ASD e SSD che non gestiscono impianti, ma che fanno comunque evidentemente un'attività meritoria sul proprio territorio. In questo caso, vi ricordate, la norma prevedeva un bonus una tantum di 800 euro, perché in questo caso appunto non gestendo un impianto si ha comunque una spesa oggettivamente minore, perché tutta la parte, diciamo, legata all'impianto appunto non ha spese, non essendoci un impianto. In questo caso di coloro appunto che non gestiscono un impianto sono state presentate 11.376 domande. Quindi in questo caso il valore di queste 11.376, purtroppo già 500 abbiamo visto che non hanno i requisiti minimi che avevamo richiesto, quindi a questo punto sono poco meno di 11.000 quelle che hanno i requisiti, che arrivano quindi a circa 8 milioni e 7 di richieste. Anche su queste ci sono già tutti i soldi, quindi anche in questo caso stiamo terminando semplicemente la verifica dei requisiti, quindi anche in questo caso entro la fine della prossima settimana dovrebbero partire i primi bonifici. Quindi ricapitolo un attimo questa situazione della SD e SSD, perché è importantissima, perché su questo ne avete scritto veramente in tantissimi, dicendo sì, abbiamo riaperto ma non abbiamo i soldi per pagare le spese dei mesi precedenti. Calcolate che quelli che gestiscono impianti, alcuni di ASD e SSD che gestiscono impianti, hanno fatto anche richieste importanti per diverse migliaia di euro ciascuno. Quindi ribadisco, quelli che gestiscono impianti sono 7.371 e hanno fatto richieste per 29 milioni di euro e li abbiamo già tutti in cassa. Quelli che non hanno impianti hanno invece fatto richiesta per il bonus una tantum di 800 euro, le richieste ammontano a circa 8 milioni e 7, 8 milioni e 8, e anche questi li abbiamo in cassa. Quindi alla fine, sommando tutte e due le cifre, abbiamo praticamente 29 e 8, 37, 38 milioni circa di euro di aiuti a SD e SSD che entro la fine della prossima settimana inizieremo a erogare, e quindi la settimana successiva ve li troverete. Grazie a Ivan Munti che mi dice che è arrivato ieri l'indennità dei 1.800 euro, cioè i tre mesi precedenti. Quindi anche in questo caso, lo ribadisco, non abbiamo lasciato nessuna SD e SSD da sola, cioè tutte quelle che hanno fatto richiesta a noi, sia che gestiscano un impianto sia che non lo gestiscano, hanno la certezza che nel giro di una decina di giorni vedranno i soldi. Quarto e ultimo punto, l'impiantistica sportiva, perché ci sono molte ASD e SSD che chiedevano a più riprese del bando sport e periferie, cioè per poter avere i fondi per ristrutturare la propria impiantistica. Anche in questo caso, tra l'altro, sono fondi solo su rendicontazione, quindi sono comunque contributi a fondo perduto, non sono mutui. Finalmente sono in grado di annunciarvi la data di pubblicazione del bando, che abbiamo rimandato più volte in queste settimane, questo a dire il vero, ma perché appunto siamo stati presi e sommersi da tutte le misure legate all'emergenza del coronavirus. Però questa volta vi do la data precisa: dal 9 luglio troverete, quindi fra 8 giorni, 9 luglio troverete sul sito del Dipartimento per lo Sport finalmente il bando per accedere ai finanziamenti per ristrutturare l'impiantistica sportiva. Questo mi sembra un'altra ottima notizia, perché su questa misura ci sono 140 milioni di euro, quindi riusciremo sicuramente a finanziare centinaia di impianti in tutta Italia che faranno richiesta, perché l'impiantistica sportiva davvero è un tema fondamentale, perché è socialità, è lavoro per tanta gente, è sicurezza, significa togliere ragazze e ragazzi dalla strada. In tante zone di periferia del nostro paese avere un centro sportivo che funzioni, che sia dotato di tutta la strumentazione necessaria, significa veramente un grande presidio di legalità per il nostro paese, oltre che di socialità e oltre che di lavoro. Quindi
dal 9 luglio avrete poi più di 60 giorni, probabilmente anche qualcosa in più, in primo tempo doveva essere 60 giorni, ma visto che pubblichiamo il 9 luglio e quindi siamo nel pieno del periodo estivo, vorremmo dare anche un po' più di 60 giorni per arrivare anche, diciamo, a settembre inoltrato, per potervi consentire di inviare, la domanda. Giancarlo Dizia giustamente mi chiede un tema che non avevo segnato tra i quattro, ma che è importantissimo, quello delle palestre. Allora, la situazione è sicuramente complessa, ma non facciamo allarmismo se sentite dire, come qualcuno mi scrive, le palestre saranno tutte immediatamente sottratte. Non è vero, la ministra Azzolina ha scritto nero su bianco che nulla cambia rispetto al fatto che i comuni possano continuare, titolari degli delle strutture scolastiche, possano continuare a dare in affidamento a SD e SSD le palestre. Ci sono due temi. Un tema è quello della sanificazione, che ovviamente è un costo per la SD e SSD, e su questo io sto lavorando e vorrei andare incontro chiaramente ai comuni o alle ASD e SSD per fare in modo che questo costo di sanificazione della palestra possa essere il più possibile assorbito dallo Stato, dal governo. Questo perché? Perché la sanificazione costante può consentire, l'altro tema, una parziale utilizzo, chiaramente negli orari scolastici, che già prima non erano gli orari in cui le palestre venivano utilizzate da SD e SSD, per poter fare anche attività scolastica. È ovvio che se io la mattina in una palestra faccio attività scolastica e poi il pomeriggio quella palestra deve essere utilizzata da un SD e SSD, quella struttura va continuamente sanificata, e quindi questo evidentemente ha anche un costo. Su quello però ci sto lavorando io, e non passerà, diciamo, questa estate, nel senso che staremo qui luglio-agosto a lavorare su questi temi per fare in modo che a settembre, se questo sarà il vero problema, cioè trovare le risorse per sanificare le palestre in modo tale che se la mattina sono state utilizzate dagli studenti, il pomeriggio possano comunque essere utilizzate da SD e SSD come era sempre stato in passato, questo costo non debba ricadere già su SD e SSD, che sono provate finanziariamente da tutto quello che è successo in questi mesi. Quindi, se il motivo sarà quello, ecco, Salvatore Iodice scrive vergogna, se ci dice vergogna di cosa, anche meglio che scrive vergogna così, pure io gli rispondo vergogna, però per cosa non lo sappiamo. Se riusciamo a capire che solo questo è il problema, cioè quello della sanificazione, questo lo risolviamo sicuramente trovando le risorse necessarie perché questi spazi possano essere sanificati, ma non c'è nessuna intenzione di sottrarre negli orari extrascolastici le palestre al SD e SSD da parte del Ministro dell'Istruzione o da parte di chiunque altro. Questo, insomma, è un fatto estremamente importante e ringrazio la persona che me lo ha segnalato. Vediamo se ci sono altri messaggi. Ma chi sanifica? Sì, appunto, quello che vi dicevo, chi sanifica? Se sanifichiamo, appunto, bisogna sanificare, bisogna mettersi d'accordo con i comuni. Io su questo sentirò anche l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, per capire come fare. Bonus bandi finanziamento a fondo perduto, scrive Barbara Minieri, non desideriamo ripartire. Non ho capito veramente questo messaggio, poi se lo può spiegare meglio e andiamo. Giancarlo Dizia che ringrazia per il chiarimento. Riapra tutti i campi di calcetto. Io non posso riaprire tutti i campi di calcetto, caro Mirko Rongoni, perché appunto essendo uno Stato democratico non sono, diciamo, monarca che firma l'imperio a riaprire tutti. Ci sono le regioni, c'è il ministro della salute, c'è il ministro dello sport. Io ho fatto la mia parte e ho dato le autorizzazioni che servivano per la parte dello sport. Adesso i presidenti di regione devono firmare le ordinanze, 5 l'hanno già fatto, la Lombardia lo farà dal 10 luglio, speriamo che anche gli altri lo facciano. Sulla salute il ministro Speranza ha espresso le sue perplessità e per adesso rimangono ancora tali. Poi avvisa i governatori che devono decidere loro, lo sanno i governatori che devono decidere loro, lo sanno molto bene. Allora, Castro Angelilli scrive c'è gente che non ha ancora preso i 600 euro di marzo, ribadisco e su questo non posso essere smentito perché abbiamo i bonifici fatti e quindi, diciamo, è difficile sapendo che abbiamo fatto i bonifici, di circa 170.000 persone che hanno fatto richiesta per marzo, ad aprile e maggio, sono poche centinaia, perché sono quelle persone che non hanno fornito ancora la documentazione richiesta da settimane. Quindi quelle poche centinaia, se non la forniscono, non c'è speranza. Cioè quelle poche
settimane, quelle poche centinaia, se non danno questi dati non potranno riceverla, però gli altri l'hanno ricevuta tutte. Sì, me lo scrive Lorenzo Nigi. Se nel rispetto della sicurezza, delle distanze, possono anche le SD ciclistiche amatoriali riprendere la propria attività? Assolutamente sì. Barbara Ante scrive una cosa molto interessante, il credito d'imposta sugli affitti. Allora, noi non avevamo trovato tra le tante risorse, centinaia di milioni che abbiamo trovato in queste settimane per far fronte all'emergenza, non avevamo trovato le risorse per il credito d'imposta. Adesso in questi giorni molti deputati, devo dire, di tutte le forze politiche in maniera molto trasversale hanno presentato al DL Rilancio alcuni emendamenti, tra cui quelli sul credito d'imposta. Ovviamente abbiamo dato parere positivo come governo, speriamo che il Parlamento riesca a approvarlo. Allora, grazie per l'impegno, ok. Voglio vedere se ci sono delle critiche o delle domande, più che leggervi i complimenti. A chi va il bonus di giugno? Mi scrive Salvatore Mulè. Va a coloro che dimostreranno, questo sarà, diciamo, già nella schermata che apparirà per fare la domanda, ci saranno evidentemente dei campi da riempire e ci saranno delle richieste che consentiranno di verificare che si tratti di lavoratori sportivi la cui attività non è stata possibile riprendere a causa appunto della chiusura. Quindi evidentemente tutti quei lavoratori sportivi che lavorano presso centri che a causa delle norme ancora in vigore a giugno non hanno potuto lavorare. Ovviamente quei lavoratori sportivi che lavorano in palestre o in altri centri che a giugno hanno ripreso l'attività ovviamente non possono diciamo, accedere al bonus per il mese di giugno. Il bonus per il mese di giugno perché siamo completamente fermi, la banca Gianluca. Gianluca, l'ho appena detto, chi è stato fermo a giugno riceverà assolutamente il bonus. I bonus a fondo perduto quando arrivano? Lo chiede Andrea Di Matteo, lo ridico ancora una volta. Allora, coloro che hanno fatto domanda, che gestiscono impianti sportivi per il bonus a fondo perduto sono 7.371 e hanno fatto richieste per ciascuna SD-SSD, lì non c'era, come ricorderete, il bonus una tantum, c'era proprio da dettagliare una serie di cose, quindi alcune, mi dicevano dagli uffici, che alcune SD-SSD, soprattutto quelle più grandi, hanno fatto anche richiesta di 5.000, 6.000, 7.000 euro, 8.000 euro. Quindi tutti quelli che hanno fatto richiesta, 7.371, che gestiscono un impianto sportivo, hanno fatto richieste per 29 milioni di euro. Al netto delle verifiche che stiamo facendo, entro la prossima settimana le finiremo per capire se quello che ci avete scritto è tutto vero o meno, perché ovviamente ci fidiamo, ma dobbiamo verificare bene, perché c'è sempre qualche, diciamo, creativo che magari ci fa una domanda e non ne ha diritto. Al netto di quello, se tutte le carte sono a posto, noi entro la fine della prossima settimana inizieremo a pagare. Quindi per l'altra settimana vi ritroverete la cifra che avete chiesto, perché il tetto che abbiamo raggiunto di 29 milioni è un tetto che, per il quale abbiamo già le risorse. Quindi non c'è da dire chi arriva prima e chi arriva dopo, ordine cronologico. Per quello che riguarda le ASD-SSD che non gestiscono impianto, sono arrivate 11.376 domande. Qui invece c'è il bonus una tantum di 800 euro, quindi che arriva a circa 8.700.000, 8.000.000. Per questi lo stesso stiamo facendo le verifiche. Entro la fine della prossima settimana, caro Adriano Di Matteo, arrivano i soldi. Va bene, io direi che vi abbiamo detto un po' di cose, quindi vi ringrazio e stiamo facendo il possibile. Io riprenderò dalla prossima settimana anche un po' a girare in Italia per cercare di vedere anche di persona, andare a visitare i centri,
andare a vedere un po' come sta riprendendo l'attività con tutte le difficoltà. Noi siamo sempre pronti a rivedere e anche ad aggiornare i nostri provvedimenti, le misure che stiamo adottando per andare incontro alle esigenze specifiche. Però direi che da quando è iniziata questa emergenza, che è 4 mesi fa, non 4 anni fa, il fatto che siamo riusciti a affrontare subito la questione dei lavoratori sportivi, a creare il fondo a fondo perduto per tutte le SDS SD, ad accendere i mutui per quelle più grandi, all'istituto del credito sportivo, insomma abbiamo fatto tutta una serie di cose che non sono di poco conto. Adesso siamo pronti anche a migliorare, a cambiare col vostro contributo e anche con le cose che voi ci scrivete, che noi comunque, anche se a volte non io personalmente tutte, perché arrivano migliaia di mail, ma ci sono tutti i miei tutte le persone che lavorano con me, che non si fanno sfuggire una sola delle vostre segnalazioni. Ringrazio sempre Sport e Salute per il lavoro che fa e soprattutto Giuseppe Pierro, che è il capo dipartimento dello sport, che sta facendo un lavoro veramente unico. Quindi grazie a tutti quanti voi, a presto.